Hanno scelto per noi i colori del cielo e della notte. Sono passati 100 anni e li ringraziamo ancora per aver fondato l'Internazionale Football Club. Era la sera del 9 marzo 1908. Erano poco più di 40. Oggi siamo milioni. Si radunarono nel cuore di Milano presso il ristorante e l'orologio. Erano ribelli e avevano un sogno: dare la possibilità a tutti, italiani e stranieri, di giocare a calcio per la stessa bandiera, nerazzurra. E allora, amici nerazzurri, chiudete gli occhi e riapriteli e spalancate i vostri cuori. Questo è un giorno che non dimenticherete mai, è il giorno dell'Inter campione d'Italia. Andrea Paventi, 18 anni cancellati in un pomeriggio. Andrea, è finita, Roberto. Campioni d'Italia per la 15ª volta, che emozione è per te questo scudetto? È un'emozione immensa, immensa, perché credo che la squadra abbia fatto un campionato straordinario. Vincerla a 5 giornate dalla fine con 16 punti di distacco, credo che i ragazzi siano stati stupendi. La festa dell'azzurra, la festa dei protagonisti in campo, la festa dei tifosi, di chi aspettava questo giorno dal 28 maggio del 1989. Da quel gol di Matteus che sigillò quello scudetto. Lo scorso anno l'Inter ha vinto uno scudetto che Mancini ha definito della giustizia. Quest'anno è tutta un'altra festa per una squadra che ha dominato dall'inizio alla fine. L'Inter è campione d'Italia per la 15ª volta. Hey brother, there's an endless road to discover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. There's nothing in this world I wouldn't.
35 anni che l'Inter sta aspettando questo momento. L'Inter è campione d'Europa. Adesso è tutto vero. L'Inter ha vinto la sua terza Coppa dei Campioni, Champions League. I più forti siamo noi. E il triplete, il tris e l'hat-trick, chiamatelo come volete. Triplete, eh sì, Coppa Italia, campionato, Champions League. Eccola qui, nella notte di Madrid, la Coppa che Javier Zanetti alza nel cielo.